a tutti, faccio un breve video perché volevo farvi vedere cosa c'era nel pacchettino che mi è arrivato oggi. Il pacchettino proveniva dal sito bbcremitalia.eu di cui vi ho parlato di recente nella review dei pennelli che avevo acquistato da loro. E questa volta ho acquistato un'altra cosa che trovo sia veramente utile e ve la voglio far vedere perché è veramente carina. Vi voglio parlare brevemente di quanto io apprezzi il lavoro che fa questa azienda. È estremamente seria e come potete vedere da come era impacchettata la mia roba, ci tengono veramente ad essere precisi. E poi anche come tempi, io l'ho ordinato venerdì sera e oggi che è martedì mi è arrivato. E dentro il pacchettino appunto c'era questa scatola, che non so se qualcuno conosce questa ditta, questo brand. Si tratta del Brush Tree. Brush Tree è praticamente l'albero dei pennelli, ovvero è un oggetto che serve appunto per far asciugare pennelli a testa in giù in modo che non si vadano a rovinare e che non si scollino i manici. Dentro la scatola era così, c'era questo biglietto. Allora, in pratica il Brush Tree è questa cosa qua. Ve l'avevo fatta vedere anche appunto nel video dei pennelli, ve l'avevo fatto vedere un'immagine. E dentro la scatola era, oltre all'imballaggio fatto bene da loro, comunque dentro la scatola appunto aveva questa cartina che appunto protegge, adesso lo tiro fuori, protegge questa parte. Dopo vi faccio vedere come si monta e un'altra cartina sempre di plastica di gommina dove c'erano gli altri due pezzi che servono appunto per montare l'albero dei pennelli. Quindi queste due parti vanno incastrate fra di loro così in modo da formare il piedistallo di questo oggetto che poi viene agganciato in questo modo. Quindi l'oggetto è questo e appunto qua vanno inseriti in questo modo i pennelli. Questa gommina permette appunto di aderire perfettamente a qualsiasi diametro di manico e i pennelli appunto vengono a stare a testa in giù e asciugandosi l'acqua scende e non va a rovinare i manici e non intaccare la colla dei manici, per cui ha questa funzione di proteggere i nostri pennelli, visto che ci spendiamo tanti soldi, almeno che riusciamo a mantenere perfetti nel tempo. Come vedete è un oggetto molto interessante e poi ha di bello che smontandosi, una volta che non utilizzate, potete andarla a riporre con molta facilità perché basta appunto smontarlo e ha un ingombro veramente minimo perché come vedete è sottilissimo, è smontato, sta ovunque. Quindi credo sia un'idea veramente carina. E se qualcuno interessa come lavo i miei pennelli, come mi prendo cura appunto dei miei attrezzi del mestiere, scriva un commento qua sotto e io cercherò di farlo il prima possibile. E poi ringrazio Barbara dell'appunto.eu perché mi ha mandato un set di pennelli che sono questi, perché ci teneva che io li provassi e dessi un mio parere. Per cui adesso ve li faccio soltanto vedere così, ci sono due pennelli da viso. Sono due pennelli da viso che uno sono tutti protetti dalla loro plastichina, due pennelli da viso, uno per le ciprie e uno per il contouring. E poi ci sono questi altri quattro pennelli per occhi, ma questi due potrebbero fare anche per il viso, che sono un pennello piatto e un altro per le sfumature ampie. E poi ci sono questi altri due che sono una lingua di gatto, adesso
una lingua di gatto e un altro per le cose più di precisione sotto la rima di ciliare inferiore. Comunque di questi vi farò una review accurata più avanti. Sono comunque pennelli abbastanza ridotti, nel senso confronto ai pennelli normali sono un po' più piccoli, quindi sono, potrebbero essere anche appunto da viaggio. Niente, io vi lascio comunque le informazioni di quanto costa, perché non ricordo precisamente, comunque intorno ai 35 euro mi pare, e vi lascio tutto nel box informazioni, anche il link al sito per potervi dare un'occhiata. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!